il cappello perché ce l'ho e non l'ho portato mai dove hai lavorato te, dove c'era Carmen Guanciolo. Non l'ho portato là. Ah, no, no. No. Vabbè. E quindi l'ho usato tutti i giorni a casa. Allora, Zucchero, ciao. Oggi facciamo una torta alle mele e sono ritornata con voi. Allora, Zucchero, arancia, farina, vaniglia, olio, lievito, mele golden, panna, uova. Cominciamo. Prendiamo le uova e lo zucchero. Tutte e due. Sì. Questo. Ora metto anche il bianco giù, tutto sulle mani che è meglio. Sono buoni a zucchero. Adesso montiamo tutto molto bene. Ciao a tutti! Perfetto, allora, guarda come si è montato bene. Adesso dobbiamo aggiungere l'olio di semi e metà della panna da cucina. Adesso lo metto tutto l'olio. Sì. Adesso aggiungiamo gli aromi, quindi la vaniglia e la scorza dell'arancia. La vaniglia e la scorza dell'arancia. Posso assaggiare la mela? Sì, ci mettiamo anche un pizzico di cannella che a me piace un sacco, poi la mettiamo anche sopra. Ho scelto una teglia piccolina, così ne facciamo due. Sì, però mi manca di mela. Sì, ora. Nel frattempo io ho imburrato la teglia e al posto della solita farina ci metto un po' di pangrattato, che sulla torta di mela ci sta No, benissimo. Sì, guarda. fuori mela. Sì. Ancora. È perché ci ho messo un po' di limone per non far innerire le fette della mela, così. E ora la farina insieme al lievito. Respirato la farina. Non dobbiamo buttare via niente, eh? Nel frattempo abbiamo acceso il forno a 180 gradi. Ho pensato che facciamo sia la torta che le tortine piccole, così ne possiamo regalare una a Sauro. A questo punto prendiamo le mele. Dobbiamo affondare le fette di mela nell'impasto. Esatto, tutte così in cerchio. Un po' di fiocchetti di burro. Sì. Aggiungiamo un po' di zucchero. Ecco qua, un po' di zucchero. Non è buono da solo. Però mi piace che almeno hai provato per sentire com'è. Un po' di pangrattato, brava. No, sei matta. No, Emma, così no, no, Deve essere una spolverata, non una montagna. Basta, basta, pangrattato, eh. Non è mica una cotoletta, eh. Adesso inforniamo anche i tortini a quanti gradi? Ok, 180 gradi. No, 106. Ecco, 180. La nostra torta è pronta e ha un profumo buonissimo. Buonissimo. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!